benvenuti a tutti. Vediamo in questo video come attirare le donne senza dire una parola. L'effetto della zona C. Allora, prima di affrontare il tema, iscriviti al canale, attiva la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video. Seguimi su Instagram, Massimo Teramasco Ufficiale, seguimi su TikTok. E ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare scegliendo tra diversi livelli di abbonamento, ma la cosa fondamentale è che fai donazioni al canale. E vediamo come attirare le donne senza dire una parola. L'effetto della zona C. Allora, come fai ad aumentare, ad attirare le donne senza dire una parola? Devi creare la zona C. Ma che cos'è la zona C? È la zona di comfort. Una donna deve entrare in una zona di comfort. Le donne sono attratte quando un uomo le fa sentire in qualche modo protette, le fa sentire in qualche modo in una zona ovattata. Questo perché diciamo, le progenitrici primitive delle donne avevano bisogno di sentirsi, di trovare un maschio. Che erano i maschi alfa, quelli più forti, quelli dominanti, quelli che sapevano proteggerle fondamentalmente e anche dare una prole che era sicuramente geneticamente, come dire, più geneticamente migliore, perché ovviamente il maschio più forte era quello che probabilmente aveva anche un patrimonio genetico migliore, fondamentalmente. Quindi è molto importante attirare le donne senza dire una parola, perché per apparire come maschio dominante, come maschio alfa, diciamo così, o sigma, non è necessario parlare. È necessario avere dei comportamenti, è necessario avere degli atteggiamenti e questi atteggiamenti possono far sì che una donna si coinvolga, una donna si innamori senza bisogno di parlare. D'altra parte, il coinvolgimento, l'attrazione avviene sempre a livello subliminale, l'attrazione avviene sempre a livello non verbale, non avviene mai a livello verbale, ma avviene sempre a livello non verbale. E allora come fare per attrarre una donna? Allora, beh, la prima cosa che devi fare è aumenta il tuo coraggio, fai degli atti di coraggio. Le donne amano gli uomini coraggiosi, le donne amano gli uomini che sanno manifestare coraggio, le donne amano gli uomini che sanno essere, come dire, che sanno manifestare, che sanno essere uomini, insomma. Quindi devi far capire che sei una persona che decide, che sei un uomo decisionale, che sei un uomo, ma non dirlo, devi dimostrarlo. Ora, non è che devi essere Tarzan perché non siamo più nella giungla, ma devi dimostrare di essere un uomo che ha fiducia in se stesso, che sa prendere le decisioni, che sa agire. E devi dimostrare di essere un uomo che sa, diciamo, come raggiungere i suoi obiettivi. Questo è fondamentale. D'altra parte, devi anche mantenere un atteggiamento amichevole, un atteggiamento perché comunque frinzonarla un pochettino, non metterla sul piedistallo. Questo atteggiamento, tra virgolette, trattarla come amica. Come se non ti interessasse, fa scattare dentro di lei come dire, un desiderio di dimostrare di essere femmina. Ma il trattarla amichevolmente però la fa entrare in una zona di comfort, perché la fa stare tranquilla, che tu sei comunque un maschio che sa, diciamo, entrare in un contatto profondo anche. Ovviamente devi diciamo utilizzare anche
delle strategie. Il contatto visivo deve essere un contatto fluido, naturale. Guardare negli occhi, osservare sia la parte destra che sinistra che la bocca. Questo è qualcosa di fondamentale. Stare in piedi in una posizione usualmente equilibrata, la cosiddetta posizione dell'arciere, ben piantato, dall'idea di solidità, dall'idea di un uomo solido. E ovviamente questo scatena sempre questo famigerato o benedetto fattore C. E poi devi, quando parli, mantenere dei gesti aperti, i palmi delle mani aperte, mai stare con i palmi chiusi, perché con i pugni chiusi, perché denota aggressività, denota. Invece, mani aperte denotano anche sincerità. Ecco, quindi una cosa fondamentale, non devi apparire irrequieto, tutti i gesti, no, devi esibire armonia anche nella tua gestualità, nella tua comunicazione non verbale. Sii un uomo, rallenta i tuoi movimenti, non devi essere un bradipo, ma non devi neanche essere una scimmia, diciamo, che si agita, che salta da una parte all'altra, perché la scimmietta, diciamo così, non attira le donne. La scimmietta non attira le donne. Devi camminare anche in una maniera rassicurante, in una maniera fluida. La camminata fluida è fondamentale. Bisogna un po' allenarsi, ovviamente bisogna un po' allenarsi, questo è fondamentale, però non è così complicato. D'altra parte rispecchia un po', fai mirroring, quindi riprendi un po' le sue parole. Non esagerare con i gesti, perché rischieresti di trovarti a fare dei gesti femminili, ma facendone in modo nascosto, velatamente, ad esempio, utilizzi i canali comunicativi che lei utilizza, questo la tranquillizza, la fa entrare in una zona di comfort, cerca di capire se, ad esempio, è prevalentemente visiva, se lei usa spesso predicati visivi, vediamo, situazione a tinte chiare, rispecchiarsi, insomma tutte parole che sono visive, tu utilizza anche quelle parole visive. L'importante è che le ricalchi, insomma, non è che devi fare chissà che. Se è più cinestesica, cerca il contatto fisico, rassicurala, no, parlate in tanti video. Se è più uditiva, diciamo, se ha una sua stessa lunghezza d'onda, mi sono detta, utilizza parole uditive, sii più lento, falla parlare. In generale una donna va sempre fatta parlare comunque, perché questo crea veramente una zona di comfort, lei si sente compresa, si sente rassicurata, e questo poi genera attrazione ovviamente. Vanno anche date degli stimoli emotivi, quindi la cosa giusta è ogni tanto inserire anche una penalizzazione, che può essere un allontanamento, che può essere un prendere le distanze, che può essere un giocare un attimino con le distanze. Questo è fondamentale perché generi attrattività fondamentalmente. Ecco, quindi questi comportamenti sono quelli che naturalmente seducono le donne, senza bisogno di parlare, è soltanto l'atteggiamento che le coinvolge, le seduce, e ti posso garantire che le fai innamorare. Per questo video è tutto, seguimi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, su TikTok e su tutti i miei canali YouTube. Ovviamente iscriviti al canale attivando la campanella, così riceverai ovviamente la notifica dei nuovi video. Bene, mi raccomando, se vuoi fai donazioni al canale, che sono ben accetti.